Parlare mentre sogniamo apparentemente non è una cosa bella da fare. In realtà ho scoperto che in un certo tipo di studio, cercare di parlare mentre stiamo suonando, quindi volutamente distraendo la nostra mente dal focus su quello che stiamo facendo al pianoforte, può servire a cercare di suonare in background, cioè di far uscire quella sorta di flow, come si dice oggi, cioè di flusso. Per cui una volta che il brano l'abbiamo già imparato, riusciamo a far uscire la musica da noi senza pensare troppo a quello che stiamo facendo. E curiosamente, io spesso chiedo agli allievi di fare questo, cioè mentre suono mi faccio domande di altre cose, non so, cosa hai mangiato ieri, dove vai in vacanza, insomma, parliamo di argomenti completamente lontani dalla musica e intanto continuano a suonare. Vi assicuro che molto spesso suonano meglio di quando invece sono concentrati sul suonare. Questo perché? Perché quando la musica l'abbiamo già metabolizzata, molto spesso, se stiamo troppo attenti a quello che facciamo, ci incartiamo, come il famoso mille piedi, che se comincia a pensare a che piede sta muovendo, appunto, non riesce più a camminare. Ora faccio un esempio, diciamo così, cercando di mimare un ideale allievo che può beneficiare di questo trattamento, diciamo così, non so, improvviso di Schubert, opera 142 numero 2. Se io lo suono come un allievo coscienzioso, quindi che cerca di focalizzarsi su quello che sta suonando, viene fuori una roba del genere. Esecuzione corretta, accurata, concentrata, ma non vola, non prende il volo, è molto concreta, è molto oggettiva, insomma non è certo tutto qui quello che c'è in questo brano di Schubert. E curiosamente, se invece io mentre suono magari parlo con voi e non penso a quello che sta suonando, dove sto mettendo l'accento, ma penso ad altro, parliamo del tempo, che caldo che fa in questi giorni, veramente speriamo di andare presto in vacanza. Forse si potrebbe andare magari, non so, in Grecia, oppure in montagna, forse meglio. Insomma, come vedete, io sto suonando, vi giuro che non sto controllando quello che suonavo. Ora mi ascolterò, anch'io mi riascolterò questo video e sono curioso di vedere se per caso, ma forse sì, ora che ho suonato distratto, parlando con voi mentre suonavo, magari ho suonato forse in maniera più spontanea, più schubertiana, più fluida, ma non piatta, ma più naturale rispetto a quello che ho fatto prima. Fatemi sapere i vostri commenti e se anche per voi funziona questo fatto di parlare mentre si suona, comunque di distrarsi, anche se non parliamo a voce alta, di lasciare uscire appunto una sorta di automatismo, però musicale, non meccanico, che spesso per essere naturale ha bisogno di non essere controllato dalla nostra attenzione, dalla parte più razionale del cervello. Ciao.